Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy and Made. Avete già visto dalle foto di anteprima che oggi impareremo a realizzare un simpaticissimo ma anche molto facile coprispalle che abbiamo lavorato con un solo gomitolo di filato Renovo. Il filato Renovo è 150 grammi per 270 metri e la casa consiglia l'utilizzo dell'uncinetto 6,5-7,5. In particolare, io per questa lavorazione ho utilizzato l'uncinetto numero 7. Il lavoro è praticamente una taglia unica, va bene dalla S alla XL e se seguite esattamente le mie indicazioni riuscirete a realizzarlo con l'utilizzo di un solo gomitolo, quindi con 150 grammi e 270 metri. Per questo lavoro bisogna conoscere solo la maglia altissima e la catenella, quindi adatto anche alle nostre amiche principianti. A questo punto iniziamo subito il nostro lavoro. Se questo tutorial sarà di vostro gradimento, ricordatevi di sostenerci con un mi piace e se volete aggiungete anche un commento. Iniziamo il nostro lavoro dando qualche utile coordinata per capire come iniziare e procedere. Abbiamo una catenella di 52 punti che provvederemo a chiudere. Quella sarà la parte iniziale del nostro lavoro che parte dal collo. Dopo aver fatto le 52 catenelle, procederemo con 52 maglie altissime per il primo giro. Nel secondo giro andiamo a dividere simbolicamente il lavoro in quattro parti. Faremo 11 maglie altissime separate da una catenella, poi 11 maglie altissime, una catenella, 15 maglie altissime, una catenella, ancora 15 maglie altissime, una catenella. Le due parti piccole, diciamo così, sono le parti che vanno sul davanti. Come avete visto, la caratteristica del poncho è la presenza di queste trecce. Facendo le parti sul davanti più piccole, avremo la treccia centrale e le due trecce sui laterali che scenderanno sul davanti, mentre sul dietro si vedrà solo la treccia centrale. Questa divisione, quindi con maglie minori e maggiori, è fatta proprio per dare maggiore risalto al davanti. Dopo questo giro di impostazione partiamo con il terzo giro dove andiamo a lavorare 5 maglie altissime e poi il nostro ventaglio che è fatto da 3 maglie altissime e una catenella, 3 maglie altissime nello stesso punto e così via. Poi vi farò vedere nel tutorial come si procede. Una volta fatto questo giro di impostazione, questo che è il primo giro vero e proprio dove nascono i ventagli, andremo a fare degli aumenti ad ogni giro per aumentare la circonferenza del lavoro che dal collo dovrà abbracciare le spalle e poi le braccia. Ma a questo punto iniziamo la parte di lavorazione proprio col filo e l'uncinetto. Abbiamo fatto la nostra catenella, ipotizziamo che sia di 52 punti come ho fatto io. La chiudiamo entrando con l'uncinetto nella prima catenella e facendo una maglia bassissima. Una volta chiuso il giro, facciamo 4 catenelle che ci vanno a sostituire la nostra prima maglia altissima. Dopodiché lavoriamo la maglia altissima mettendo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella e chiudiamo a 2 a 2. Un punto semplicissimo, solo che è come la maglia alta, solo che si mette due volte il filo sull'uncinetto. A questo punto chiudiamo le nostre maglie, arriviamo alla fine del giro e ci dovremo trovare, comprensivo delle 4 catenelle di avvio, esattamente 52 punti, come abbiamo visto nel nostro schema. Arrivati alla fine del giro, contiamo di avere esattamente il numero di maglie desiderato, dopodiché andiamo a chiudere il nostro giro contando le 4 catenelle iniziali. Entriamo e chiudiamo con una maglia bassissima, quindi entriamo nella maglia e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora dobbiamo dividere il lavoro in quattro parti. Faremo 11 maglie altissime e una catenella. 11 maglie altissime e una catenella, poi 15 maglie altissime e una catenella e 15 maglie altissime e una catenella. Allora iniziamo facendo le nostre 11 maglie altissime. Iniziamo sempre con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima.
altissima. Dopodiché, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nel punto successivo e facciamo una maglia altissima. E così per un totale di 11 colonnine, quindi contiamo anche le 4 maglie iniziali. Siamo arrivati alla nostra undicesima maglia altissima, la lavoriamo, facciamo una catenella e passiamo al punto successivo, quindi sempre due volte il filo sull'uncinetto senza saltare alcuna maglia, andiamo a lavorare un'altra maglia altissima avendo separato queste due da una catenella e proseguiamo sempre per un totale di 11. Lavoriamo la nostra undicesima maglia altissima, una catenella, ancora due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nel punto successivo e a questo punto lavoreremo 15 maglie altissime, una catenella, 15 maglie altissime e andremo a lavorare l'ultima catenella prima di chiudere il giro. Abbiamo finito il nostro secondo giro, terminiamo facendo una catenella e andiamo a chiuderlo entrando nella quarta catenella di avvio del giro stesso. A questo punto dobbiamo iniziare il terzo giro, ma prima di fare ciò, vedete, ho fatto questo simbolo con tre maglie, in sostanza, dobbiamo saltare una, due e tre maglie del giro e lo facciamo camminando lungo il nostro lavoro facendo delle maglie bassissime. Quindi arriviamo in corrispondenza della terza maglia e ora possiamo iniziare il nostro giro facendo 4 catenelle. A questo punto dobbiamo lavorare un totale di 5 maglie altissime, compresa questa. Quindi una, due, tre, quattro, 5. Lavorando in questo modo avremo una, due, tre maglie libere che non lavoriamo, mettiamo due volte il filo sull'uncinetto, arriviamo in corrispondenza della catenella, vi ricordate avevamo fatto 11 maglie la catenella, ora in corrispondenza della catenella entriamo e facciamo il blocco del nostro ventaglio fatto da 3 maglie altissime, una catenella e 3 maglie altissime. Quindi la prima l'abbiamo fatta, seconda maglia altissima, terza maglia, catenella e ancora 3 maglie altissime sempre nello stesso spazio. Questo è il giro fondamentale, oltre a quello che abbiamo appena concluso, per impostare il lavoro. Fatto questo verrà tutto in automatico. Allora, fatto il nostro ventaglio, andiamo anche ora a saltare 3 maglie, quindi 1, 2 e 3. Entriamo sopra la quarta e facciamo la nostra maglia altissima e ne facciamo un totale anche in questo caso di 5, 3, 4 e 5. Lavorate, ne rimarranno 3 libere, 1, 2, 3 e ci troviamo in corrispondenza della prossima catenella. E quindi in corrispondenza della catenella andiamo, 1, 2, 3, a lavorare il nostro ventaglio fatto da 3 maglie altissime, catenella, 3 maglie altissime. Facciamo la nostra catenella di separazione e le ulteriori 3 maglie. Il nostro ventaglio è pronto, 3 maglie, catenella 3 maglie, proseguiamo, saltiamo 3 maglie altissime sottostanti, nella quarta andiamo a lavorare. Questa volta non più 5 maglie alte, ma 9, perché andiamo a fare 15 meno le 6 che saltiamo e saranno 9. Quindi proseguiamo nello stesso identico modo, arriveremo dall'altro lato dove ci saranno 3 maglie alte che non verranno lavorate, verranno saltate per arrivare alla prossima catenella e quindi fare il prossimo ventaglio. Lavoriamo la nostra nona maglia alta, saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo il ventaglio. In questo modo arriveremo alla fine del giro.
Arrivati alla fine del terzo giro avremo 5 maglie alte e un ventaglio, 5 maglie alte e un ventaglio, 9 maglie alte e un ventaglio e 9 maglie alte e un altro ventaglio. Siamo arrivati alla fine del giro, andiamo a chiuderlo saltando le 3 maglie che ci troviamo lungo il cammino e andiamo a chiuderlo entrando sempre nella quarta catenella del giro precedente. A questo punto il nostro lavoro è impostato. Dovremo solo procedere con gli aumenti e a fare semplicemente i ventagli dove abbiamo gli altri ventagli. Chiudiamo il giro con la nostra maglia bassissima e quindi iniziamo il nostro nuovo giro dove faremo semplicemente gli aumenti e in corrispondenza dei ventagli, dei nuovi ventagli. Facciamo le nostre 4 catenelle iniziali e nello stesso punto andiamo a fare il nostro primo aumento. Quindi 2 punti sopra la prima maglia. Ne abbiamo 5 complessivi. Ora lavoreremo 1, 2, 3 punti singoli. Quindi 1, 2. Tre punti singoli e sull'ultimo punto, questo qui, andiamo a fare il nostro secondo aumento. Quindi andiamo a lavorare 2 maglie altissime nello stesso punto. Che cosa significa? Che nel giro sottostante avevamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie, qui ce ne troveremo 7. Ora possiamo andare sul nostro ventaglio e fare il nostro nuovo ventaglio. Entriamo dove c'è la catenella centrale e lavoriamo 3 punti, 3 punti altissimi, una catenella e altri 3 punti altissimi. Quindi in corrispondenza di ciascun ventaglio facciamo un altro ventaglio. L'unica cosa, ad ogni giro, sulla prima e l'ultima maglia di ogni sezione facciamo l'aumento. Quindi ora abbiamo, saltiamo naturalmente il ventaglio, vedete, perché queste non sono maglie alte, ma sono gli elementi del ventaglio precedente. Quindi saltiamo e andiamo sulla prima maglia alta, doppia, e ne facciamo 2. Poi faremo 3 maglie singole e sull'ultimo punto, prima del prossimo ventaglio, andiamo a fare l'aumento. Quindi questa è la nostra terza maglia singola. Sull'ultimo punto, qui, facciamo 2 maglie altissime. Quindi anche qua avevamo 5 maglie sottostanti, ne teniamo 7. Andiamo a lavorare il ventaglio. Quindi entriamo al centro dove c'è la catenella. Facciamo le nostre 3 maglie alte, una catenella e poi 3 maglie alte. Arrivati alla fine del ventaglio, saltiamo la seconda parte del ventaglio sottostante e ricominciamo la prossima sezione facendo 2 maglie altissime. 2 maglie sul primo punto, poi in questo caso sono di più perché erano 9, quindi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie singole e sull'ultimo punto andremo a fare il nostro aumento, quindi 2 maglie altissime, poi ventaglio e così via. Ad ogni giro chiuderemo e riprenderemo esattamente nello stesso modo, ricordandoci semplicemente di fare un aumento all'inizio e alla fine di ogni sezione. Lavoriamo con un gomitolo di Renovo esattamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri complessivi. Quindi possiamo arrivare tranquillamente a coprire fino a qualche centimetro prima del gomito. A questo punto il nostro breve e spero facile tutorial è finito. Vi auguro che sia una fonte di ispirazione utile per i vostri futuri lavori. Se così è, sosteneteci con un mi piace e commentate il tutorial in modo da poter seguire anche i vostri suggerimenti.